Presidente, è una novità la posizione di un erogatore nelle scuole. E quali sono le sue caratteristiche? Ma la particolarità è semplicemente quella di voler far venire ai ragazzi l'abitudine di ricordare che l'acqua dell'acquedotto di Fano è assolutamente potabile, e come e più di quella che compriamo abitualmente nelle bottiglie di acqua minerale, perché subisce tutta una serie di controlli che noi facciamo molto frequentemente con il nostro laboratorio accreditato. Ce ne sono pochi in Italia di laboratori accreditati che certificano l'assoluta potabilità delle acque dell'acquedotto. E questo erogatore che noi posizioniamo oggi al Liceo Scientifico Torelli si inserisce in una progettualità che stiamo portando avanti con la scuola da tanti anni rispetto appunto all'educazione e all'utilizzo dell'acqua potabile del rubinetto. I nostri tecnici hanno partecipato anche a delle lezioni insieme ai ragazzi proprio per spiegare come viene effettuato il ciclo delle acque e come vengono trattate e come vengono immesse nell'acquedotto. Quindi la nostra acqua è sicuramente potabile e può essere utilizzata per tutti gli scopi appunto della nostra vita quotidiana. Averlo messo in una scuola è molto importante, perché così educhiamo gli adulti già di oggi, perché i ragazzi delle scuole superiori sono gli adulti già di oggi, che con i loro comportamenti possono incidere sulla vita quotidiana non solo propria ma anche delle loro famiglie. Quindi sono una cassa di risonanza importante ai quali teniamo tanto. Quindi la presenza in una scuola è importantissima e speriamo in questo modo di essere anche diciamo visti come impulso anche per altri istituti scolastici, dove poter continuare a divulgare questo messaggio. Utilizzare l'acqua del rubinetto ci permette anche di evitare tutta la produzione di una serie di rifiuti come bottiglie in plastica, bicchieri monouso eccetera eccetera, che quindi manifestano anche una tutela nei confronti dell'ambiente. Come avete risolto il problema dei nitrati? Ma il problema dei nitrati si risolve tramite gli impianti di potabilizzazione, facendo delle adeguate miscelazioni e utilizzando appunto lo strumento del laboratorio per tenerli monitorati in continuo, perché ricordiamo che i nitrati provengono dalla falda, mentre la maggior parte dell'acqua che noi oggi captiamo la captiamo dal fiume. Quindi miscelando adeguatamente le varie porzioni noi riusciamo ad avere un contenuto minimale di nitrati, garantendo sempre l'acqua potabile e quindi rispettando tutti i parametri di legge. Allora Francesco, qual è alla fine di questa esperienza, qual è il tuo giudizio? Allora, alla fine il programma del liceo scientifico è molto impuntato a praticamente informare tutti quanti i suoi studenti di come funziona il ciclo dell'energia e soprattutto di come funziona il ciclo dell'acqua, in particolare nel mio corso, poiché io faccio scienze applicate e praticamente abbiamo più ore di scienze, e queste ore sono anche state devolute, soprattutto nei primi due anni con il professor Sergenti, all'educazione civica, quella materia che praticamente informa i ragazzi sulla civiltà che al giorno d'oggi stiamo vivendo. Senti, ma siete veramente convinti che l'acqua del rubinetto sia più buona di quella minerale? Allora, parlare di più buona è sbagliato, poiché noi non siamo andati a confrontare un dato soggettivo ma un dato oggettivo, ovvero quella che è la durezza dell'acqua. Praticamente la durezza dell'acqua sarebbe i sali minerali disciolti al loro interno, e confrontando le varie acque abbiamo notato che ha dei valori molto compatibili con quella che è l'acqua dei nostri rubinetti, e confrontando anche queste acque con tutte le altre che noi abbiamo sia nelle reti che nel canale che all'interno delle bottiglie d'acqua che compriamo, abbiamo notato queste differenze che sono a livello di durezza e non di soggettività, poiché ad esempio ci sono alcuni soggetti che hanno una necessità di acque particolari, ad esempio poco mineralizzate o addirittura molto mineralizzate, per cui parlare di soggettività non è proprio corretto in questi casi. Allora, un consiglio che dai a tutti i ragazzi di Fano qual è? Allora, improntarsi più sul green in particolare, quindi praticamente bere in particolar modo più acqua dalla rete del rubinetto.